Fratelli carissimi, San Paolo dice a tutti con molta chiarezza la radice delle nostre sofferenze. Vorrei che foste senza preoccupazioni. Preoccupazioni, cioè preoccuparsi, occuparsi previamente, cioè vivere in un altro momento, cioè vivere adesso pensando a dopo, no? Preoccuparsi, non riuscire ad occuparsi delle cose di adesso, cioè quello che sto vivendo adesso in questo preciso momento, pensando a cosa dovrò fare, come dovrò risolvere quel problema, come vivere o i problemi affettivi di cui lui parla, che sono poi la radice di tutto. E dice una cosa: che chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore come possa piacere al Signore, cioè vive costantemente nel Signore aspettando, quindi non è una preoccupazione mondana, è un occuparsi adesso delle cose del Signore, cioè di vivere con Lui, di vivere in comunione con Lui, pensando ad ogni gesto, ad ogni pensiero, ad ogni parola, ad ogni sguardo, ad ogni atteggiamento, attitudine, perché per riconoscere nei fatti, nel fatto presente, in quello che sto vivendo in questo momento, quello che vivrò dopo, domani, eccetera, nella mia vita, nel fluire della mia storia, riconoscere le orme del Signore, le orme dello sposo, le orme di chi colma la mia vita, di chi dà senso alla mia vita profondamente, totalmente, come potergli piacere, cioè come poter vivere in comunione con Lui. È un esempio chiarissimo, no? Cioè, normalmente, fidanzati o chi è sposato, vive, dice lui, pensando, preoccupandosi, come piacere all'altro, come far piacere all'altro perché l'altro sia legato a me, perché l'altro mi ha. E dice, si preoccupa delle cose del mondo e per questo si trova diviso. Questa è la parola chiave, diviso. E questa è la nostra, è la radice di tutte le nostre sofferenze. Vivere divisi, spaccati in due, vivere come una schizofrenia interiore. Perché tu sei per il Signore. E questo lo sta dicendo San Paolo. Tu ed io siamo nati in Cristo per vivere con Lui, per piacere a Lui, perché Lui ha fatto tutto per piacere a te. Lui fa di tutto ogni giorno perché tu ti possa innamorare di Lui. Ti ama, ti perdona, ha pazienza con te, non ti giudica, ti aspetta. Quando cadi ti riprende subito. Lui ha uno sguardo di misericordia costante su di te, e questa è la nostra vita, questo è quello per cui sono stati creati Adamo ed Eva, in questa parola meravigliosa e fantastica che dice chi sei tu, creato a immagine e somiglianza di Dio. Questo significa piacere a Dio, cioè vivere secondo la natura che ci è stata data, la natura divina, cioè essere sua immagine, sua somiglianza in tutto ciò che facciamo, pensiamo. Ma se tagliamo con Dio, se tagliamo con il suo figlio Gesù Cristo, se le preoccupazioni del mondo, come dice nella parabola del seminatore, soffocano, strozzano questo rapporto con il Signore, sporcano, ci attirano lontani da Lui, il lavoro, la salute, la moglie, il marito, i figli, il condominio, la vecchiaia, i nipoti, la suocera, se tutto questo usurpa il posto del Signore, allora ti preoccuperai di tutto questo, non vivrai il presente, vivrai proiettato in un futuro che non sai se si realizzi o no, quindi perdi tutte e due, perdi il presente e il futuro, e vivi di rimpianti, per cui anche il passato è distrutto, vivi di nostalgie, avrei potuto fare ma non ho fatto, e ti trovi diviso, cioè diviso da Dio, quindi diviso nel tuo interiore, quindi diviso anche dalle persone che sono accanto a te, per le quali vuoi preoccuparti. Questa divisione, la parola diviso, divisore, tanto è vero che dice alla fine, vi dico tutto questo per il vostro bene. Qual è il tuo bene? Che non c'hai malattie, che stai senza problemi? No, il mio bene, Signore, dice la scrittura, è stare vicino a te eternamente, cioè il mio bene è la vita eterna, il mio bene è la comunione con Dio, da sperimentare qui, da assaggiare qui, per viverla in pienezza nel cielo. Allora San Paolo, che vuole il tuo bene, il mio bene vero, autentico, che non è una laurea, che non è un posto di lavoro, che non è uno stipendio buono, non è quello, passa tutto. Allora, per il tuo bene non voglio metterti un laccio, non ti faccio un moralismo. Ti dico una cosa, c'è solo un modo di vivere, che è quello degno di chi sei tu, degno della tua dignità infinita, che è quella di essere figlio di Dio, di essere nato in Lui, plasmato a sua immagine e somiglianza, perché tu possa risplendere, far riverberare, riflettere intorno a te la gloria di Dio, il suo amore, la sua misericordia, la sua pazienza, la sua tenerezza, il perdono. E restiate fedeli al Signore, cioè all'amore incorruttibile, un amore eterno, un amore indissolubile al Signore, senza deviazioni, cioè senza divisioni. Ma noi sappiamo che il diavolo, diavolos, vuol dire divisore, è lui che divide, che ci divide da Dio, ci divide dal Signore e ci separa dagli altri. È lui, il demonio, che ci rende impuri,
come dice il Vangelo. Impuro, sapete che significa? Impuro significa che non puoi partecipare alla vita della comunità, alla liturgia. Cioè la tua vita diventa una cosa spaccata dalla liturgia, dall'incontro con Dio, dalla comunione con Dio. Magari veniamo in chiesa, magari facciamo tante cose, ma poi c'è un divorzio totale tra fede e vita, la divisione. E questo ti fa tanto male, eh? Anche se apparentemente no, cerchiamo di fare compromessi tra una parola di Dio e la nostra vita, i nostri fatti, i soldi, quello, quell'altro. Ma siamo profondamente divisi. Un impuro non poteva partecipare alla liturgia. La sua vita non era una liturgia. Ma tu sei nato per vivere in una liturgia costante di amore, di benedizione, di ringraziamento a Dio per quello che fa, perché tu vivi ogni giorno seguendo le sue orme, innamorato di Lui, vivendo del suo amore, piacendo a Lui perché Lui piace a te, in questo dialogo, per cui tutto è santo, tutto è meraviglioso. Meraviglioso. Anche una malattia è un'occasione per incontrare al Signore, per umiliarti, per vedere che non sei Dio. La vecchiaia, stupenda, meravigliosa, l'artrosi, ti dimentichi le cose, è normale, non sei Dio, è stupendo, ti puoi far abbracciare più forte da Lui, ti puoi far aiutare da Lui, ma la superbia, il superio, ci separa da questo. Non sopportiamo che gli altri debbano aiutarci, non sopportiamo di aver sbagliato con nostra moglie o con nostro marito, non lo sopportiamo, vero? Ma tutta questa è l'opera di Satana, del diavolo, che è il divisore. Quello che appare però nella sinagoga, vedete? Questo uomo stava nella sinagoga e non doveva stare lì, perché era impuro, era ben nascosto, era ben nascosto, o si era infilato, stava usurpando un posto che non gli competeva, e avrà ascoltato molte volte gli scribi, cioè quelli che, come me adesso, stanno, interpretavano la parola, spiegavano la parola, la attualizzavano, e questo niente, lì, impuro, separato eppure in mezzo agli altri, era nascosto, come tante volte succede nella nostra vita. Il demonio, il divisore, si veste di angelo di luce. Forse quel pensiero che ti sembra essere un pensiero d'amore, di preoccupazione, per esempio per tuo figlio, non viene da Dio, viene da Satana, eh? Perché è una proiezione tua, perché forse tu vuoi plasmare tuo figlio, vuoi che faccia quello che dici tu, vuoi che abbia i tuoi tempi, in fondo sì, anche per il suo bene umano, ma molto più spesso per non soffrire, per non dover stare lì ogni giorno a parlare, a perdonarlo, ad avere pazienza, a vederlo soffrire. Non lo puoi sopportare, non puoi sopportare che tua moglie non ti parli perché ha i suoi problemi, perché ha le sue crisi, o che i tuoi figli non ti vengano a trovare, sei anziana, stai lì a casa e non passano mai, figurati i nipoti, vero? E tutti quei tuoi pensieri di giustizia ti sembrano pensieri giusti, ma come? È giusto, bisogna così, bisogna cos'ha, però dentro non hai pace. È tanto giusto quello che io e te pensiamo, è tanto giusto quello che noi architettiamo, che non ci dà la pace, ci fa stare sempre angosciati, con paura di morire, paura delle malattie, paura che gli altri ci prendano quello che è nostro, il tempo, che gli altri non si ricordino di noi, che gli altri non ci consultino. Tutto questo ha un potere enorme di distruggerci. Però tu sei nel giusto e hai ascoltato tante volte molti che parlano del Signore, molti che ti danno consigli, ma anzi, quello non capisce niente. E magari qualcuno ti dà ragione e dice, ah, questo capisce, bene. Bene, in questa sinagoga, come oggi, in questa chiesa, in questa parrocchia, arriva il Signore con un'autorità. Diceva la prima lettura, chi vede Dio muore. Avete avuto l'esperienza sul Sinai? Non volete più avere un'esperienza del genere, perché la distanza tra Dio e l'uomo è talmente grande che ti mette paura e non puoi più sopportare di vederti così piccolo, così fragile. Allora, d'accordo, ti invio un profeta. Un profeta, dice, in mezzo ai fratelli, con apparenza d'uomo, esattamente come Gesù, vero uomo, a cui porrò in bocca le mie parole ed egli dirà quanto io comando. Ma sapete, Gesù tante volte ripete, io non dico le mie parole, io dico quello che ho ascoltato dal Padre mio, perché viveva in un'intimità profonda, totale, costante con il Padre. Io faccio e dico quello che piace a Lui, quello che vuole Lui, quello che ho ascoltato da Lui. Ma non solo, che quello che dice si compie, molto più di un profeta. Un profeta come uomo, con voce di uomo, con parole d'uomo, che rivestono il potere di Dio, l'autorità, la exousia di Dio, Per cui al suo apparire i demoni si scatenano, e si scatenano nell'assemblea, magari ogni domenica, magari in ogni liturgia, quando noi ascoltiamo la parola ci sentiamo straziare come questo uomo posseduto da uno spirito impuro. Non bisogna andare al film L'Esorcista o... no, non è importante quello. Magari la parola arrivasse giù come una lama, come dice nella lettera agli ebrei, arrivasse fino alle profonde intimità, la profonda intimità tua, e dice, ma mamma mia, ma allora io fino adesso ho sbagliato con mia moglie, pensavo che fosse giusto. Allora ti dice, subito ti si ribella dentro, dice, ma com'è possibile? Vieni a rovinarmi. Certo, viene a rovinare la sua opera, viene a rovinare il suo inganno, viene a rovinare il Signore, viene a rovinare la menzogna del demonio che ti separa, ti divide e ti fa infelice, ti fa senza pace, ti fa sempre nervoso, sempre agitato. Guarda tanti ragazzi
che vivono divisi nel loro profondo, e vivono una vita strappata alla verità, vivono nella menzogna, nell'ipocrisia, i nostri figli, e vivono sempre male con te, non possono stare a pranzo con te, a cena con te. Bene, arriva il Signore qui oggi, questa domenica, e stana il demonio che c'è in te, che c'è in me. A che cosa sono attaccato? Per che cosa mi sto preoccupando oggi? Per quello che tu stai preoccupando? Non serve preoccuparti. Non c'è un padre che provvede a te, tuo marito, tuo figlio. Di che cosa ti stai preoccupando? Bene, arriva il Signore e dice: fermati, taci, io non vengo a rovinarti, io vengo a liberarti, vengo a toglierti da quella preoccupazione falsa, che nella carne ci sta tutto, l'affetto, va bene tutto, ma è un livello molto carnale, molto fragile, friabile. Nel tuo profondo del cuore arriva Cristo con una parola che c'ha autorità, espelle la menzogna del demonio, la mette a tacere e ti rivela il Padre. Chi è? Io sono Dio, chi vede me vede il Padre, io ascolto il Padre, dico le parole del Padre, sono una sola cosa con il Padre, io sono Dio, oggi io sono Dio, ti dice il Signore. Che cosa temi? Abbandonati a me. Papà, Abba, prega come lui. Abbandonati, guarda che io sono un padre buono. Io te lo rivelo, e te lo rivelo con la mia morte e la mia risurrezione, che noi celebreremo adesso su questo altare. Non è una cosa per sentirci più buoni, migliori o sazio non so che. No, noi parteciperemo alla morte e risurrezione di Cristo, che dice a tutti noi, il mistero della fede, che Cristo è risorto, e vuol dire che tutti i tuoi peccati sono perdonati. Vuol dire che lui distrugge quello che ti sta facendo preoccupare. Lo distrugge, ti strappa dalla menzogna che ti tiene attaccato a queste, alle cose del mondo. E ti trovi diviso e ti unisci al Padre in Lui, e tu puoi entrare ogni giorno in quella situazione così difficile, come il rapporto con tuo figlio, con la salute, la vecchiaia, tutto quello che sia, il lavoro, la precarietà, non c'hai soldi, non sai come finire, in tutto entri con Cristo come figlio, dicendo: papà, tu provvedi alla mia vita, vero? Tu sai che questo è buono per me, io forse adesso non lo capisco. Allora sei unito al Padre, e vedrai, magari straziando l'uomo vecchio, perché quello ti farà male, perché accettare che hai sbagliato con tua moglie, chiederle perdono ti strazia, no? A me strazia quando devo chiedere perdono, perché la carne non vorrebbe, no? Vuoi tenere il punto, il principio. Ma se hai Cristo dentro, se oggi Lui ha potere su di te, perché non è un uomo, perché parla con un'autorità che nessuno ha mai visto, e oggi, in questo momento, ti strappa da quel tuo criterio, da quell'idolo che ti sta schiacciando, e ti fa libero, tu puoi andare a casa e inginocchiarti davanti a tuo marito, puoi chiamare tua suocera, perché non vieni a pranzo? Ma come? Non l'hai sopportata, è insopportabile, ti tratta sempre male, ti dice sempre che lei è molto meglio di te, che tu non lo stai amando suo figlio. Tu non sei più diviso, sei con Cristo, accetti anche che ti dica che parli male di te, e tu la ami. E sei in pace. E sai che succede? Che questa comunione profonda con il Signore ti rimbalza immediatamente verso gli altri. Ti fa amare veramente. Amare anche il nemico. Cioè amare anche chi ti fa del male. Con una libertà, un amore, una pace totale. Perché tu già vivi la vita di Dio. Sei immagine e somiglianza di Dio. Tu non muori. Tu muori ma vivi. Puoi entrare nella morte con Cristo e risorgere con Lui. Questo è il cristianesimo. Chi è liberato dal demonio, dalle sue menzogne, non sta qui con le corna, tutti i suoi sofismi, la sua logica, che vediamo in televisione, che vediamo nei filosofi, nei politici, tutto perfetto, e guardiamo i frutti, tutti male, divisioni da tutte le parti, guerre, divorzi, aborti, di tutto, ma è normale, tutto diviso. Cristo, con la sua parola, che è la sua stessa carne, il suo sangue, la parola fatta carne, viene a te, ti strappa da quella prigione, ti toglie dal cuore quel veleno, ti fa un uomo nuovo, un uomo libero, libero, e puoi amare, non hai paura più di nulla. Non temi la morte, non temi quello che succede. Sì, nella carne sto un po' tremando, ma nel fondo una pace che ti fa entrare in ogni situazione, anche la più difficile, la più dolorosa, con una pace che dici: papà, mi abbandono a te. Questo è un cristiano? Questo è un uomo felice, realizzato. Oggi si può compiere questo. Accogli questa parola, accogli l'autorità del Signore. Non dice: se oggi ascoltate la sua voce nel Salmo, non indurire il cuore. Le prime parole che dice la Chiesa quando prega, la prima parola del giorno è: se oggi ascolti la sua voce, non indurire il cuore. Ascolta quella voce che c'ha autorità, non indurire il cuore, e vedrai la tua vita trasformarsi in un anticipo di paradiso meraviglioso, anche senza che nulla di quello che tu stai vivendo cambi. Ma cambia il tuo cuore, diventa il cuore del Figlio, il cuore di Gesù Cristo, il cuore di chi vive per piacere a Lui. E se vive per piacere a Cristo, se vive per amare Cristo, perché Lui lo ama, perché Cristo lo ama, se vive in questo rapporto di intimità con Cristo, amerà la moglie, amerà il marito in un altro modo. Il figlio non sarà l'assoluto, il matrimonio non sarà l'assoluto, il carattere del marito non sarà l'assoluto.
tutto sarà molto relativo, tutto sarà per amare, completamente rovesciato. Allora il tuo matrimonio sarà un successo, la tua vecchiaia sarà una meraviglia, la malattia, la precarietà, i problemi, una meraviglia, perché in tutto starai con lo sposo, amando e offrendoti come lui.